Insomma, siamo pronti o no? Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Maurizio, ricordiamoci che io e Teta, la Carlotta è ragazza, quindi Maurizio e Carlotta, l'orecchietta è cotta, questa è l'ora buona, siete pronti? Posso partire? Signorina, lei glielo dica. Rai Iso Radio presenta Strada Facendo con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Buon viaggio. Ma sì, buon viaggio a tutti quanti voi, buon viaggio, buon martedì, buon viaggio a Marcello, buon viaggio a Joao, buon viaggio ad Alex Messina, buon viaggio ad Alessandro De Gerardi. Anche a voi. Ben arrivato, ben tornato. Ben ritrovato. E poi c'è una bella, un messaggio che, ben augurante. Buongiorno Carlotta, Maurizio Iso Radio. Buongiorno. Nell'esprimervi il mio compiacimento per questa emittente, mi piace comunicarvi e ascoltarvi in modalità autostradale, ci si arricchisce di un valore aggiunto, perché una buona compagnia è un'ottima compagna di viaggio. Un chilometrico saluto da Robby e compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo, un augurio di tranquilla e festività a tutti gli ascoltatori. No, è bella la modalità sì. Autostradale, grazie Robby. Grazie. Grazie veramente. Quindi bene, grazie, sì. Volevo fare i complimenti al nostro Joao per il suo albero di Natale, alberello molto meravigliato, lo scrive Chiara da Pavia, che si vede che ha visto l'alberello del nostro Joao su Instagram. Anzi, se volete vedere l'albero, ma vedere, conoscere Joao, che fa parte della squadra di Strada Facendo, al suo account Instagram Joao Turchi, che non so perché ancora sia Turchi, perché lui è Joao Meravigliato e il nome d'arte dovrebbe metterlo anche lì, no Maurizio? L'intestazione sarebbe stata cambiata, ma non mi dà la possibilità di cambiare proprio nome. Intanto buongiorno a tutti quanti, buongiorno. Ciao, a tutti. Ciao, buongiorno, buongiorno. No, volevo dire una cosa, qui c'è un per la Pepe. Sì? Ma l'uscita Betlemme Ovest è aperta, auguri da un remaggio. Giustamente, sta andando, lo sapete se è aperta o no. Adesso magari lo chiediamo ad Alessandro. Io voglio salutare... Stavo cercando, ma non riesco a trovarla. Sì, lui fa sempre questi trabocchetti per metterci in difficoltà. E poi c'è Maurizio NCC, va bene, vi saluto e faccio molti auguri. Va bene, tanto tra poco ci saranno anche le informazioni sul traffico, vero Ale, confermi? Certo. Che tra poco diamo le informazioni sul traffico, però prima, come accadeva qualche tempo fa quando c'era Alessandro in conduzione in testa, aprivamo con il piano bar, oggi è stato promosso Alessandro De Gerardis. Vedi? A Disco Costanzo. Grazie. Perché il Disco Costanzo oggi sarà interpretato proprio dal nostro Alessandro De Gerardis. È molto bravo, io lo dico ufficialmente. È molto bravo, ma Alessandro avrà anche l'introduzione del nostro Joao. Non solo, adesso... non solo, meraviglioso, perché potrò annunciarlo come se fossimo a Sanremo, perché la circostanza si presta. Esatto. Ci arrivo piano piano. Vai! Il Disco Costanzo di oggi è del 58, si tratta di un disco cult, inciso nella sua prima versione come lato B, poi successivamente nel lato A, come singolo di maggior lancio. Gli autori Fred Buscaglione e Leo Chiosso prendono ispirazione da un fatto di cronaca nera riportato in una rivista americana. Infatti il protagonista racconta la storia, è lo stesso di cui si parla nel testo, che era stato un uomo ucciso dalla propria amante. E arriva il momento Sanremo. Di Buscaglione Chiosso canta Alessandro De Gerardis, Eri piccola. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 così. Thank you.
deliziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, 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 così. E cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto. Eri piccola, 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 così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercata, t'ho scovata, l'ho guardata, s'è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito. Tu m'hai detto, disgraziato, la pistola m'hai puntato ed un colpo mi hai sparato. Spara! Spara! E sparo! E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Fatemi dire che io, che ho avuto per età l'occasione di conoscere, chiacchierare a lungo con Buscaglione, Alessandro De Gerardi è stato bravissimo. Davvero? Grazie. Io che ho sentito Eri piccola più volte dal vivo, fatta da Buscaglione, era stato bravissimo. Sì, ci sei arrivato e sei stato molto credibile, come va di moda, bene, no Alessandro? No, davvero. Essere credibile. No, quando, sì, no, adesso, a parte, sì, Fred Buscaglione, sì, che ovviamente Maurizio ha avuto la fortuna di sentire dal vivo. Una fortuna è l'età. Vabbè, insomma, Maurizio, vabbè, comunque, io l'ho sentita rifatta questa canzone ed è sempre troppo enfatica. E invece era proprio bello, Alessandro. Pensavo, bravo, grazie. Ad andare a sentire, lui suonava in un locale in Abruzzo, sì, mi pare, e mi costrinse ad andare in macchina con lui, mi pare, o lui o Buongusto, ma non mi ricordo, uno dei due. Comunque uno dei due ti costrinse a andare, che tu già un po' di pigrizia, nonostante tu abbia fatto chilometri e chilometri, abbia visto quasi tutto il bel paese, però per convincerti ad andare da qualche parte ci voleva la simpatia di Buscaglione o di Buongusto. Quindi Alessandro, grazie, sì, davvero, grazie per voi. Questo disco costante. Complimenti, bravo. Ci ritroviamo a gennaio, Alessandro. Certamente, ogni tanto, sì, ogni tanto mi affaccio. Non perdiamoci di vista, fate sentire, insomma. Io volevo dire, sì, c'è uno che ha scritto, sì, al Buon Natale dei panettoni a Laura, alla signora che sta parlando, il presepe l'ho inventato San Francesco d'Assisi. Ma lei... forse lei non lo no, sa. No, ma lei lo diceva di San Francesco, che poi il bue e l'asinello sono arrivati da San Francesco. Invece c'è Matteo da Scandicce che mi ha fatto ridere perché si è autodefinito pignolo. E sì, confermo, Matteo, sei pignolo. Però è una precisazione giusta. La Band Aid, perché abbiamo messo come primo disco Do They Know This Christmas, e veramente ha ricevuto tantissimi messaggi. Mi spiace se non possiamo leggerli tutti. Ma Matteo dice: io che sono del 1970, mi sento vecchio a vedere il video, ma quei cantanti non erano proprio ventenni, no? Perché ho detto più o meno avranno avuto vent'anni. Sting, classe 51, aveva 33 anni. Simon Le Bon, classe 58, ne aveva 26. Bono, classe 1960, ne aveva 24. A me fa impressione anche vedere George Michael. Sono pignolo, ma vi voglio bene. Saluti da Matteo di Scandicci. Sì, beh, dai, 20 anni, per dire, insomma, comunque erano piccolini, tra i 20 e i 30. Però sì, sei un po' pignolo, ma hai fatto bene a scrivercelo, Matteo, a dircelo. Sei molto simpatico, molto carino. Autodefinirti così, va bene. Quindi per oggi ci siamo, Maurizio. Siamo, quindi saluto come si conviene a Marcello, a Joao, ad Alex Messina, ai tecnici che collaborano con lui, ad Alessandro De Gerardis, a Fred Buscaglione, alla memoria. Grazie Alessandro, buon Natale. Grazie a voi, buon Natale, Natale, tantissimi auguri. Auguri. Noi adesso vi lasciamo con i consigli della Polizia Stradale e poi ci vediamo domani. A domani. A domani, ciao.